È stato un primo set un po' più combattuto, un po' più impegnativo, poi dopo nel secondo e nel terzo siete riusciti ad allungare bene, poi a gestire nel finale un 3-0 importante per la classifica. Loro sono sicuramente una squadra tosta che lotta sempre, difendono tantissimo, quindi c'erano spesso le azioni che noi dovevamo ripetere il nostro attacco o riprovare a trovare un buco nella loro difesa, e questo è successo soprattutto nel primo set dove eravamo sempre là tutte e due le squadre, però sono contenta perché veramente stiamo migliorando ogni partita e si vede il nostro sforzo e che non molliamo anche quando siamo qualche punto sotto e anche quando siamo qualche punto sopra, che oggi è successo, continuiamo a combattere e non ci rilassiamo neanche un attimo. Quanto è stata importante questa settimana in cui avete potuto lavorare in allenamento a differenza di quelle precedenti e delle prossime, dove tornerà anche la Champions League e ci sarà poco tempo per stare in palestra? È stato molto importante, sicuramente avevamo bisogno di lavorare un attimo su di noi, avevamo bisogno di caricare un po' di più in sala pesi e si vede il risultato, che la squadra gira un po' meglio e adesso ci aspetta una partita in Champions League e poi contro Conegliano, ma io sono fiduciosa che con buon lavoro ci aspettano grandi cose. Due belli avversari tosti per valutare i primi progressi col nuovo coach, i primi veri test dopo quelle con Monza e con la Pomica erano arrivati comunque dopo pochi giorni, pochissimi allenamenti. Non ho capito niente. Cioè, i primi veri test col nuovo coach, perché i primi con la Pomia era stato dopo pochi giorni, pochi allenamenti nelle gambe. Sì, lui è stato bravo a prendere in mano una squadra che si è trovata in difficoltà. Io non c'è niente da dire, rispetto molto l'allenatore Micelli come persona, come allenatore, però a volte capita, questa è la vita e si va avanti. Noi dovevamo solo lavorare e sperare nel nostro meglio e trovare il nostro gioco.